E con Benito Tomeo, medico veterinario e componente dell'ente FIER, siamo arrivati al Foro Boario. Ecco, quindi torniamo alle origini della Frecagnola. C'è una bella esposizione dei nostri animali. Allora, da dove iniziamo? Ci faccia un po' da guida. Innanzitutto, ecco, partiamo nel dire perché è importante questo foro. Perché finalmente c'è un posto espositivo dove gli animali vengono contenuti, vengono ben custoditi, presente acqua a volontà, c'è l'ombra, quindi non è che vivono al sole che li può stressare. Ed è stato creato apposta il Foro Boario e quindi abbiamo portato su questi, gli allevatori hanno portato questi animali, questi bovini che si vedono qui sono... Siamo quindi dai bovini, giusto? Dai bovini, sono animali che vivono al pascolo, non sono stabulati, quindi mangiano tutte le essenze locali e godono di ottima salute. Per arrivare qui devono avere i certificati dell'ASL in regola e questi lo sono, quindi sono animali che vivono allo stato brado. Quindi, sottolineiamo, tutto è stato curato nei minimi dettagli, sì, nel rispetto anche nella tutela degli animali stessi. Esatto, sono animali che vivono e godono di ottima salute perché sono allevati come una volta. Accontentiamo anche il palato. Allora, buongiorno, questo è il suo piccolo come omaggio a chi arriva in visita. In degustazione, diciamo, nella particolarità del maiale nero, in pratica di avere un lardo abbastanza spesso, essendo un lardo, non un grasso, attenzione, e ha come peculiarità di non essere saturo. Quindi può essere consumato tranquillamente da tutti, giustamente in una quantità ragionevole. E è di sua produzione, quindi lei alleva ancora il nostro maialino nero? Sì, sì, abbiamo ripreso questo maiale, essendo proprio una razza in via di estinzione, quindi sono bei anni che stiamo cercando di riprenderla, selezionare la razza, oltre che ad essere certificati dall'ente preposto, dall'ANAS, che è l'ente che ci certifica la tipologia di animale da riproduzione, e quindi di conseguenza, voglio dire, un allevamento allo stato semibrado e quindi tendenzialmente ha uno stato libero, diciamo, nella fase di accrescimento in pratica. Ci diceva il dottore, una carne, come dire, più saporita, qualitativamente anche più pregiata rispetto al maiale tradizionale. Sì, una carne con una carica di ferro maggiore, poi essendo un animale non stressato come in allevamento intensivo, quindi la consistenza della carne è maggiore come sostanza all'interno, oltre ad avere, diciamo, appunto questa peculiarità di questo lardo presente in tutta la parte dell'animale, un lardo croccante, non un lardo non croccante sostanzialmente. Beh, ora ci è incuriosito, ecco, possiamo tagliarne una bella fetta così, ecco qua, anche a favore di telecamera. Allora, non possiamo offrirlo ai nostri telespettatori, però voglio dire, lo spettacolo che arriva da questo momento è davvero particolare. Per boschietti hanno teso 100 lati, guarda pacco riscaldato, palancanto.